Ma benvenuti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video di Dragon Ball Xenoverse 2 e siamo nel primo episodio dedicato alla nuova storia Future Saga del DLC numero 17. Ma prima di iniziare mi raccomando un bel like a questo video. Non so se questo sarà l'unico video perché magari la storia dura poco, oppure se ce ne saranno due, tre, non ne ho idea onestamente. Ma fatto sta che mi raccomando un bel like. Nei commenti fatemi sapere poi cosa ne pensate, se vi piace questa storia. E vi ricordo che questa sera ci vediamo in live. Detto questo, abbiamo una nuova faglia disponibile, come potete vedere. Quindi, raga, guardate che bordello che c'è qui. Brushy, Spots, Kulina, Vecchio Kaio, Tokipedia, Wipa. Un'altra faglia ancora, vabbè, ma comunque quella che a noi interessa dovrebbe essere questa qui. Quindi, vediamo un pochino perché di sicuro adesso ci si parerà davanti. Chi se non fu, ve lo dico, sicuro, sicurissimo. Vediamo, eccolo qui, perfetto. Proprio lui. Vediamo cosa ha da dirci. Speravo proprio di vederti. Ho qualcosa di suo speciale da condividere con te, vuoi sentire? Ma certo che vuoi. Allora, forse hai presente Anello del Tempo? Beh, forse posso crearne uno. Facciamo una cosa, facciamo parlare lui. Oddio, io lo so che cos'è un anello del tempo, però se volete pigio qui, ve lo leggete un attimo. Facciamo no. In realtà molto semplice, semplicemente spiegato. Allora, non ha spiegato tutta la lore dietro gli anelli del tempo, il cofanetti, i cofanetti con gli anelli e tutto il resto. Ha semplicemente spiegato il nulla. Cioè, se voi già partite dal nome, anello del tempo è un anello per viaggiare nel tempo in un certo senso. Quindi lui vuole ricreare, ha capito più o meno come ricreare un anello del tempo. E mi sa che dovremmo aiutarlo a creare l'anello del tempo per l'appunto. Cioè, vai, andiamo a vedere. Devi sapere che è pieno zeppo di cose incredibili. Allora, però mi dice andiamo nel futuro. Ma scusa, ma che vuol dire andiamo nel futuro? Ma come? Ma scusami. Ma come nel futuro? Ma gli eventi non sono tutti basati nel passato? In teoria, quelli di Xenoverse. Cioè, la battaglia fra Beerus e Goku God è sicuramente più indietro. Come sempre. Va bene, sta a posto. Ragazzi, ovviamente mi raccomando, se volete sapere come raggiungere il livello 140, se volete vedere lo showcase dei nuovi personaggi, tutto super villain e tutto il resto, trovate già il video disponibile, quindi potete già recuperarvelo. Ok, quindi torniamo di nuovo qui. Sta succedendo qualcosa all'Accademia dei Pattugliatori. Oddio, devo parlare di nuovo con la faglia, vediamo un attimo. Ciao, Fu non impara mai, ok, sai come funzionano? Cominciamo. Sì, lo so, probabilmente mi ha fatto tornare lì per equipaggiare robine. Allora, il superstite Saiyan fu evocato Broly per farlo scontrare con i guerrieri Z ed è molto contento della tua partecipazione. Ai due guerrieri Z a sconfiggere Broly. Cambia livello di difficoltà. Impostando una difficoltà facile dovrei spendere medaglie PT per fare la missione. No, va bene la difficoltà normale. Ok, non ci avevo fatto caso che c'era scritto. Però carina questa cosa che ti permettono di modificare la difficoltà. Interessante. Ma detto questo, vediamo subito come starta questa nuova storia. Quindi c'è un'evocazione di Broly praticamente, così. Broly base ovviamente, nuovo personaggio inserito all'interno del gioco. Il modello è molto strano, cioè lui... L'espressione facciale ce l'ha... Lui ce l'ha sempre avuto molto spenta, però questa è decisamente troppo spenta. Voi chi siete, cosa volete? No, Saiyajin dato. Bacana, Kakarotto igai. Questo non è il futuro, ragazzi, cioè, se è un passato... voglio dire... Pazzito? Allora, fateci caso, Broly c'ha uno shading a livello di modello che è nettamente differente rispetto agli altri. Cioè, sembra che Broly, tipo, ci abbia un modello derivante
potenzialmente da uno Xenoverse 2,5. Loro sono Xenoverse 1 a momenti, barra 1,5, perché derivano da lì, cioè quella è la base. Broly sembra Xenoverse 2,5. Guardate caso, proprio allo shading che c'ha sul modello, sui pettorali, guardate qui. È proprio un modello differente graficamente rispetto agli altri. Ok, quindi mi sa che dobbiamo... Boh, carino questo sfondo. Mi sa che dobbiamo affrontare a questo punto Broly. Quindi, il Super Saiyan Saiyan. Let's go! Madonna, ma che è? Tutti contro Broly, però. Ah, beh, c'è anche Fu, in realtà. C'è una cosa, andiamo ad affrontare un pochino Fu e poi... vediamo. Allora, io non mi ricordo che cosa ho equipaggiato sul mio patroller. Mo capiamo subito. Allora, abbiamo carica massima, formazione, colpo gamma e schianto del meteorite, ok. E mi sa che avevo il Beast, sì, mi sa proprio di sì. Facciamo una cosa e andiamo ad affrontare Broly. Perché vedo che stanno tutti qui e andiamoli ad aiutare. Allora, perfetto, vai, prendiamo un pochino sotto con Broly. Vedete qui, sembra veramente non essere di Xenoverse. Cioè, veramente, il modello è fatto molto meglio rispetto agli altri, raga. Molto meglio, proprio di un'altra qualità, secondo me. Un'altra roba. Anche se poi l'espressione facciale mi lascia un pochino... lascia un pochino a desiderare, secondo me. Così, il nostro pattugliatore alla grande. Espressione proprio super sveglia, va detto. Allora, andiamo un pochino con il Beast. Quindi con il nostro Blades Beast. Ed andiamo magari ad utilizzare anche qualche bella skill che io abbiamo equipaggiato. Ad esempio, utilizziamo il colpo gamma, che è molto carino. Vabbè, lasciamo... mamma mia, ma che è? Lo stiamo a sfondare? Stanno a lanciare tutti quanti i colpi energetici a sto poveretto. Allora, perfetto. Raga, lasciate perdere ovviamente la qualità delle mie move e tutto il resto, visto che lo sapete. Comunque Xenoverse si gioco un paio di volte all'anno, ovviamente al di fuori dei Best of Z. Quelli sono... diciamo sono i momenti in cui ci gioco effettivamente un po' di più, ecco, mettiamola così. Per il resto è un gioco che mi diverto a giocare quando c'è la novità del momento e tutto il resto, quindi non è che io sia più allenato come magari un tempo, fra moltissime virgolette. Allora, vediamo un attimo cos'altro abbiamo, però. Schianto il mio meteorite, colpo gamma, formazione, facciamolo un attimo, dai, così ci potenziamo. Evitate commenti, per favore, se è possibile, vi ringrazio. Gentilissimi, gentilissimi, sto apprezzando tantissimo, sappiatelo. Poi, oh, se proprio volete fare il commento, raga, che vedevo di fare il commento su questa posa. Anzi, sapete che vi dico? Va, rifaccio di nuovo. La facciamo completa. Facciamo livello 1, livello 2. E vi faccio pure il livello 3. Let's go, vai. Ve l'ho fatti tutti quanti. Let's go, vai. Commentate, commentate. Fatemi sapere che ne pensate della mia posa, della mia formazione. Allora, e però l'abbiamo fatto fuori. Andiamo a vedere un pochino a questo punto Fu. Di sicuro quest'arco... questa è proprio la fase iniziale, perché dal trailer a cui ci ho fatto la reaction durante la giornata di ieri, avete visto, insomma, che Broly in teoria dovrebbe finire al santuario. Quindi lì finirà al santuario, probabilmente si trasformerà anche in Super Saiyan, quindi questa è veramente la fase stramega iniziale con Broly. Allora, quasi fatto fuori Fu. Allo stato attuale Broly potrebbe avere qualche difficoltà contro questi 5, mi sa che... è in questo momento che vuole togliergli qualche limite o comunque vuole farlo trasformare in Super Saiyan. Ora vediamo, ma mi sa che sta per fare quello, sto maledetto. Senza che che ci sia bisogno di portarlo al santuario. Vediamo, è un secondino. Ho abbastanza dati sul caro vecchio Broly normale. Tra moltissime virgolette. Si è proprio fatto tardi, non posso sprecare altro tempo con voi. Ok, quindi mi sa che se ne andrà adesso e se lo porta... eh sì, esatto. Se lo porta via e lo porta probabilmente al santuario, insomma. Ok. Ok, perfetto. E quindi abbiamo concluso la prima missione. Azz, è proprio una sorta di inseguimento. Ah, Goku. Ok. Io credo che... a livello temporale sia praticamente lo stesso momento in cui Broly viene affrontato dagli altri, solo che qui Fu credo l'abbia portato sulla Terra. Bene o male dovrebbe essere quello. Sì, perché ho visto che tra l'altro Gohan era anche ragazzino, ha proprio l'età di quando affronta Broly. Trunks anche avevo più o meno quegli abiti, solo che ovviamente aveva i capelli lunghi.
all'interno del film. Qui invece ce li ha corti perché non hanno mai fatto il modello di Trunks con quei capelli. Gran peccato, personalmente. Ok. Beh sì, qualcosina ne so effettivamente. Sì. Okay. Ah, è Cronoa che sta parlando così con loro. Ok. Vediamo. Come vedete, questo è il Trunks proprio di quando viene affrontato Broly. Ok. Grandissimo Vegeta. Grandissimo. Un mito numero uno. Sto bellino pure questo movimento di telecamera. Allora, ancora all'inseguimento di Broly, che credo sia diretto alla città dell'Ovest, sapete? Perché c'era scritto all'interno del briefing, tra virgolette, della missione, che qualcuno sta attaccando la città dell'Ovest. Ok. Quindi c'è l'inseguimento a Broly, praticamente. Anzi no, oddio, magari sapete che non è Broly. È perché è strano, perché hanno rilevato più fonti di energia. Oddio, o potrebbero essere proprio Broly e Fu, o potrebbe essere qualcun altro. Comunque è bellissimo questo sfondo, veramente. Ho messo degli sfondi pazzeschi in sto gioco, fuori di testa. Janemba, avete visto? Janemba, raga, ma questi sono fuori tempo. Cioè, Janemba soprattutto, ma anche Bojack, cioè in questo momento attuale... Non ci stanno. Tra l'altro loro nemmeno li conoscono. Cavolo, qui rischiano di rimanerci sotto. Qui considerate che a questi tempi Gohan non aveva nemmeno il Super Saiyan di secondo livello. Quindi Bojack è comunque superiore praticamente rispetto a tutti gli altri. Bojack, non parliamo poi di Janemba. Numero 13 ancora si potrebbe fare qualcosina. Ma che cavolo hanno combinato? Ma ci hanno messo pure questi qui dentro. Incredibile. Farò quello che posso, grande Gohan, ti voglio bene. Ho acceso la Terra, è un pianeta bellissimo. Quindi questa è ovviamente ancora opera di Fu, che sta intrecciando tutto e tutti. Guardate, per il momento vi devo dire... ho appena iniziato a giocarla, ok? Questa storiella si suddividerà in 4 capitoli, quindi ci mancherebbe. Questo inizio mi sembra abbastanza scarico, nel senso, ok, diciamo l'obiettivo di Fu è costruire l'anello del tempo, ok? Vedremo se ci riuscirà già durante questo capitolo 1, se ci riuscirà a brevissimo. Però per il momento c'è tutta roba così random, lui che piglia Broly, lo porta sulla Terra, poi nel frattempo porta anche numero 13, porta Bojack e porta Janemba, ma... Per il resto, voglio dire, niente di particolare. Comunque sì, ho equipaggiato un pochino il Super Saiyan del futuro, perché onestamente mi sentivo un po' troppo fuori luogo con il Beast. Ecco, poi gli avrei fatto qualche mega spoilerone a Gohan e avrebbe dato... Mi dava fastidio, insomma, che Gohan venisse spoilerato di una sua trasformazione futura. E... Vabbè, ma per il resto, per il momento, una mezza cosina. Oh, allora, vediamo. Battuti gli intrusi, in un certo senso. Ma Goku, ma che fine ha fatto? mi sa che arriva Goku e Broly si trasforma in Super Saiyan. È così che va, secondo me. Ma sti filmatini sono... Dicevo, questi filmatini sono sempre sfiziosi. Eccolo qui. Broly si arrabbia e si trasforma. Sicuro. Gohan, bellissimo. Il pazzoide. Eccolo. Ma
Ok, è lui che lo trasforma in Super Saiyan in un certo senso. Cioè sono entrambi, va? Mettiamolo così, bro, Fullo potenzia. Sì, Fullo potenzia, è come se lo facessi diventare ultra super villain. Bello però. Mamma mia, quanto bello. Bello. Raga, ma vedete Broly come è fatto benissimo. Ma pure questo filmato in game. Bello lui, eh. Bello. Bello, raga, Broly è veramente bellissimo così, eh. Bello, bello. Tanta roba. No, Vegeta, che cosa fai, fratello? Ma cosa fai? Gohan. Ma te la fai una bella trasformazione in Super Saiyan 2, fratello mio? No, non la fa. Però secondo me... Oddio. E quindi? Comunque Goku è stato quello che è durato meno di tutti, eh. Ma dove dobbiamo andare? Non ho capito. Dove dovremmo inseguire Broly? Dobbiamo aspettare che arrivi qualcuno. Vediamo chi arriva. Un'altra volta. Ma come? Ma come di nuovo Janemba 13? Metal Cooler, Bojack. No, dai, ma voglio vedere però la storia. Ma io voglio lottare contro Broly. Ma non voglio lottare contro questi. Ho lottato più contro questi che contro Broly. Mannaia, va. Vediamo, perché mi sembra che sia un... Il dispositivo di costrizione non ha funzionato granché su Broly. Ma questi qui, forse loro... Ah, ok, sono comunque sotto il controllo di Fu. Giustamente. Ma pensavo per un attimo, non so perché, ho pensato che fossero sfuggiti da sotto al suo controllo. Vabbè, comunque, raga, un po' così questa fight, nel momento in cui finiscono di dialogare. Meno male me la finisco un attimo io, perché, per dire, è la seconda volta che affronto questi qui e non mi pare veramente il caso. Ah, ok, se non andrei, ecco perché non riesco a rilevare. Vabbè, giustamente Goku non li conosce. Cioè, loro non hanno ancora affrontato questi qui. E ci sta, nel senso... Ha senso. Allora, ok, mi sa che filmati più o meno i dialoghi sono finiti. Sì, bene o male sì. E ci vediamo fra poco, dai, raga, senza che vi faccio di nuovo rivedere sta fight contro questi qui. Cavolo. Li ha fatti tutti fuori. Cavolacci. Bene. Cazzatissimo. E gente che si trasforma in Super Saiyan, poi. Da qua, calma di Broly. Sta arrivando, tranquillo. Azze, siamo noi i salvatori della situazione, quindi. Continua a dirlo, raga, Broly c'è un modello fuori di testa rispetto agli altri. Cioè, proprio superiore, fine stop. Non so se l'ho detto già 30 volte, ma mi dispiace. Vediamo, questa potrebbe essere la fight finale contro Broly. Magari poi arriva Goku e... dei giochi. Quindi fight Broly con restrizioni Super Saiyan. Io credo che non possa andare oltre, nel senso, non gli farà fare anche il Super Saiyan leggendario. O può essere, attenzione, però lì in quel caso, sapete, farlo passare da questo modello poi al modello vecchio, ovviamente, del Super Saiyan leggendario, un po' bruttina, come cosa, sono onesto, un po' bruttina. Allora, intanto, vediamo di sfondare un pochino questo brolazzo. Se c'ha poca salute, lo sapete, questo qui mi sa che poco poco veramente la farà una piccola trasformazione. Se ripeto, sarà brutto poi vedere il passaggio, ve lo dico. Eccolo Goku, finalmente Super Saiyan, ce l'ha fatta. Si è deciso. Che cavolo Goku, fratello. Voglio dire, ma... Ti potevi trasformare un po' più tardi in Super Saiyan, ma pure Vegeta. Cioè, io voglio ricordare che nel film erano praticamente tutti Super Saiyan. Ovviamente c'era poi Piccolo che, giustamente, non poteva trasformarsi di sicuro in Super Saiyan.
Però anche se c'era un meme sul mio canale anni fa, un video in cui dicevo piccolo Super Saiyan, e questa cosa me la sono portata avanti per anni con la gente che mi continua a dire piccolo Super Saiyan, bellissimo. Ma detto questo, non pensiamo a quelle tragedie, allora, è vero, è stata una tragedia anche perché faceva riderissimo. Mi ricordo manco quanti anni fa è successa come cosa, pensate voi, ma mi sa che sarà successa tipo in un video, ma forse di Dokkan, non lo ricordo, forse era proprio di Xenoverse, ma stiamo parlando, raga, probabilmente del 2018, ma nemmeno, forse pure un po' prima, quindi pensate voi. Allora, intanto abbiamo la visione divina, utilizziamola un pochino, guardate che bella, che non va mai a segno, cioè ste mosse di Xenoverse veramente a me fanno arrabbiare perché il 90% delle mosse che stanno in sto gioco, raga, vanno quasi mai a segno, a meno che tu non lasci il nemico totalmente senza vigore, allora lì dici, vabbè, gliela posso lanciare, ma per il resto veramente non vanno quasi mai a segno. Vediamo se lo riesco ad acchiappare col cannone dell'anima speciale Beast. Anche se questo l'ho sbagliato perché l'avrei dovuto lanciare con il calcio. Allora, vabbè, come sempre, lasciate perdere, non l'ho manco commentato, no? Avete visto il fatto che l'abbiamo lanciato nel vuoto, come al solito. Brolaz, che volevi fare? Fammi capire. Che volevi fare? Te facciamo volare via. Vediamo, messo capo, vediamo che succede ora. Sì, cioè, l'abbiamo battuto, però era un po' strano. No! È qui che diventa super villain Vegeta? Io mi sa che l'avevo battuto veramente Broly, però adesso si passa a Vegeta. Sì. Sì. Eh già, mi sa che è quello che accadrà. Vediamo se parte una cinematica. Ma mi sa che è quello che sta per accadere, raga, ve lo dico. Preparatevi, preparatevi. Eccolo qui, fatti. Però non è ultra super villain. Assolutamente. Ah, davvero? Vabbè, ma pazzia? Pazzia questa roba? Pensavo che diventasse ultra super villain. Mi sa che sta per diventarlo, Vegeta. Però anche gli altri sono tipo diventati... No, non Time Breakers, però super cattivi, mettiamolo così, un qualcosa di simile ai super cattivi barra Time Breakers, una volta si chiamavano così. E oddio, in realtà in Xenoverse non sono mai chiamati Time Breakers, però il super cattivo è sempre stato riconducibile praticamente al Time Breakers di Heroes, bene o male. E per il Odio Online, se non vado errato, non ricordo, sapete se provenivano i Time Breakers? Mi pare che i Time Breakers provenissero già da online, pensate voi. Mamma mia, di quanti anni fa stiamo parlando, raga. Mamma mia, incredibile. Ricordo che parlavo dei Time Breakers in Xenoverse, quindi nel 2015, quando aprì il canale. Incredibile. Allora, questo potere da super cattivo. Esatto, quindi... Forse sarebbe il caso di chiamarlo potere da ultra super cattivo. E in realtà no, perché questo non è l'ultra super villain. Non lo è ancora. Goku, siamo rimasti solo io e te, fratello. Cioè, questi stanno incazzati come la morte. Incazzatissimi. Allora, intanto qui è Goku, ragazzi. Ci stiamo dando da fare, Ci stiamo dando da fare. Li abbiamo battuti praticamente quasi tutti. Però mi sa che Broly qui sta per trasformarsi. Io ho sto presentimento. Non so se avete letto un attimo il dialogo, ma Goku ha detto: Broly, stai per diventare più forte. Mi sa che questo una volta messo giù. Vabbè, intanto lasciamo perdere un po' l'animazione. Vediamo un attimo, perché questo potrebbe trasformarsi in Super Saiyan leggendario. Io spero di no. La mia speranza è no, però vediamo. Non è ancora finita. Vero Broly? Vediamo. Lo vedo ancora ridere. Mi sa che questo qui poco poco mo ci fa il sorpresone, ve lo dico. Sappiatelo. Vediamo. Eccolo qui. Si rialza. Frate, non mi fare il passaggio a Super Saiyan leggendario con quel modello vecchissimo. Mi arrabbio. Guardate che differenza. Che cavolo di differenza. Secondo me è evidente. È abbastanza evidente. Cioè, passaggio al modello palesemente vecchio di Broly. E vabbè, Super Saiyan leggendario. Purtroppo era scontato. Era scontato. Veramente, per me va benissimo. L'unica mia speranza era solo che non facesse il passaggio per non vedere il modello. Anche se vi devo dire la verità, comunque dai, non è malvagio.
ci può stare. Io la differenza la vedo, però per il resto c'è posto sta. Ah, che bello, ha acchiappato pure con il cannone dell'anima beast, finalmente. Però vorrei cercare di beccarlo con il calcione, solo che non ci riesco. Fammi vedere un attimo, proviamoci a caricare. Sembra che bisognava inclinare tipo in avanti. Vediamo un attimo. No, Broly. Ne hai capito niente tu allora. Allora. Sì, infatti, ci avevo provato, vabbè, non è andata a buon fine. Ci vorrei provare però. Se solo Goku... Ma che stai facendo? Ma lo puoi attaccare un attimo a sto Broly? Ma è un cretino Goku però, eh. Ma se lo posso dire è un cretino. Sta perdendo... Ma pure Broly, ma che sta facendo? Ma che stai facendo Broly, dai? Mannaia. Vabbè. Tanto che abbiamo tolto il vigore. Peccato, l'avrei voluto chiudere con il cannone dell'anima beast. Solo che... Che ci vuole una... Una vita per fare entrare i colpi. Bene, Broly fatto fuori però intanto. Vediamo che succede, vediamo se continua. Vediamo se continua. Vediamo se parte pure qualche cinematica adesso. Circa. E la lanci sta Kame? Vabbè. Nulla a che fare con il film. Il blazzone che... No, vabbè. Ma Goku che si sacrifica per il blazzone, ne vogliamo parlare? Ah! Ah! Però fermi, c'è il battle damage per Goku. C'è il battle damage per Goku. Non vorrei che... attenzione perché qui... Vabbè, classica citazione di Broly. Non vorrei che qui... questo sacrificio, fra moltissime virgolette, di Goku e questo battle damage... possa voler dire che ci vogliono far vedere probabilmente la referenza al film. Vogliono farci fare la conclusione del film con Goku che dà il mega pugno in Super Saiyan a Broly per concluderlo. Intanto ci iniziamo a trasformare noi in Super Saiyan del futuro. Trasformazione super bellissima, epica. E mannaggia la miseria, acchiappalo col cannone beast però. Sì, Broly, guarda, nel frattempo che tu mi fai sta cavolo di meteora, cioè, io ti sfondo 30 volte. Mannaggia la miseria, guarda. Oh. Se è una cosa che, vi giuro, poi con gli anni ho iniziato... Ha iniziato proprio a dare fastidio, vi dico la verità. Sto fatto che tu lanci una cavolo di suprema e nella maggior parte dei casi, veramente, o te la ponderi stra bene... Oh boh, non serve a niente. Cannone dell'anima beast. Vamos. Più o meno. Non è che abbia fatto chissà quale danno. Non è che abbiamo fatto chissà che. Però dai, ci può stare. Ma se c'ho qualche capsula del vigore? Ce l'ho. Ma lo utilizziamo pure, va. Capsula del... Broly. Oh, non lancia. Non fa niente. Si era impallato. E non gli bloccava la suprema. È impazzito il blazzone. Altra volta. Ma sta a fare Broly? Ma tu non ho capito. Ma tu hai capito con chi hai a che fare qui? Ma hai capito che... Cioè, Broly forse non si è reso conto. Ah, va bene che è potenziato, super potenziato, ultra super cattivo. Poi se vai a fare questo potenziamento su Broly, ancora peggio. Anche se noi abbiamo già affrontato la sua versione da super cattivo e tutto il resto. Ma Broly l'ha capito che noi abbiamo affrontato le divinità, abbiamo affrontato i personaggi di Dragon Ball Super. Cioè, l'ha capito? Forse non l'ha capito, mi sa. Non se ne è reso conto. Broly, ma basta ridere. Basta ridere, che mo tu mangi il tarallo. Mo fai alla fine di Joseph the Gamer quando giochiamo a Mario Kart. Broly, te lo dico, eh. Eccolo qui, la sta per fare. Lin? Lin questa cinematica? Si hanno fatto l'animazione di... dei guerrieri che danno l'energia a Goku, è figo, eh. Vedo già del verde. No, vabbè, fighissimo, però. Bravi, questa mi è piaciuta. Bravi. Bravi. Ci sta.
Ah, ma la stanno dando a me l'energia. Al blazone la stanno dando. Ma la stanno dando al blazone. Il blazzone come Goku nel film? Allora, vi posso dire, ne basta solo la pena per sto finale. Per il resto, abbastanza mid, se posso dire la mia. Proprio in tutta onestà, per il momento, un po' così. Fu che fa casini, che deve pigliare l'anello, insomma, deve prendere l'energia per l'anello del tempo, ma per il resto... Questa parte finale è stata veramente bellina. Goku col battle damage pensavo fosse lui a fare la parte finale del film. Invece la facciamo noi. Carino, ci sta. Goku, ma stai calmo. State un attimo calmo, frate. Io ho appena, appena fatto zombare un Super Saiyan leggendario. Ultra super cattivo circa. Voglio dire. Grazie. Grazie. Bene. Ah, ecco. Ecco perché gli altri non erano ultra super cattivi e non lo sono. E lo sono soltanto Vegeta principalmente. E vabbè, anche Rosé. Perché lui qui stava sperimentando. Qui ottiene i dati per l'ultra super cattivo. E poi mi sa che a breve inizierà quindi la saga o le saghe degli ultra super cattivi. Tanto ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per il momento. Questa è stata la saga di Broly, quindi spero vi sia piaciuta. Fatemi sapere che ne pensate. Poi nel prossimo video andiamo sicuramente a vedere la saga, non lo so, se di Rosé ultra super cattivo o di Vegeta Super Saiyan God ultra super cattivo. Ma per il resto mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, lasciate tantissimi like e vi porto il prima possibile il prossimo episodio. Altrimenti se ne parlerà più in là. Detto questo, ragazzi, riceviamo appuntamento a questo punto. Al prossimo video.